Carabinieri in azione ad Acireale e a Cicastello, arresti per un uomo di 65 anni e un colombiano per danneggiamento, minacce e percosse. Ultimati ad Acireale i lavori nel viale Colombo riguardanti la bitumazione di una serie di tratti stradali, sarà predisposta nelle prossime settimane la segnaletica. Presentati questa mattina i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, il 15 agosto la solennità. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento all'interno del quale continueremo ad occuparci di cronaca con l'inchiesta corruzione elettorale. Rinviato a giudizio il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino insieme ad altri 6 indagati. Dall'inchiesta esce di scena il sindaco di Acicastello Carmelo Scandura. E poi andremo ad occuparci della seduta di consiglio comunale che ieri sera si è tenuta ad Aci Sant'Antonio, dove è stato nominato il collegio dei revisori dei conti del triennio 2020-2023. Infine parleremo di Avis con i ringraziamenti al millesimo donatore, ma l'obiettivo è quello di raccogliere entro l'anno 2020 sacche. Apriamo però con la cronaca, dove ad Acireale è stato eseguito un arresto per lesioni personali aggravate e porto illegale di strumenti da punta e taglio. Arresto da parte dei carabinieri anche ad Acicastello nei confronti di un extracomunitario per danneggiamento, minacce e percosse. Vediamo. Arrestato nella flagranza dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale, un 65enne del posto, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e porto illegale di strumenti da punta e taglio. L'uomo aveva creato abusivamente un pollaio all'interno di un terreno adiacente le case popolari di via Largo Giuseppe Patricolo, per il quale molti dei residenti lamentavano il canto dei galli che non li faceva riposare di notte, oltre che il cattivo odore che proveniva dal pollaio. Quando uno dei condomini si è lamentato apertamente con il 65enne, quest'ultimo ha tirato fuori un coltello, sferrando alcuni fendenti al volto e alle braccia del malcapitato, che è riuscito a fuggire. I militari, chiamati dagli altri residenti, accorsi prontamente sul posto, dopo aver fatto soccorrere il poveretto, il quale è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, hanno trovato l'aggressore in fuga con il coltello ancora in tasca. L'arma è stata sequestrata, mentre l'arrestato, dopo aver riportato anch'esso delle lesioni, si trova in osservazione all'ospedale di Acireale. Carabinieri in azione anche ad Acicastello, dove è stato posto in arresto un 22enne colombiano, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, minacce e percosse. Il giovane extracomunitario infastidiva i passanti in via Tomasi di Lampedusa e, a seguito di una segnalazione telefonica, è stato sorpreso in zona mentre prendeva a calci e pugni alcune autovetture parcheggiate in strada. Il giovane, nonostante l'invito a calmarsi, ha opposto resistenza, costringendo i carabinieri a bloccarlo ed ammanettarlo. Il giovane si era reso responsabile, inoltre, di percosse e minacce ai danni di 2 ventenni catanesi. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. Ultimi ritocchi ad Acireale per i lavori di bitumazione nel viale Colombo. Non ci si fermerà comunque solo a questo aspetto, attraverso altri interventi finalizzati alla sicurezza. Ultimate ad Acireale con un giorno di anticipo, sebbene ancora di fatto si stia eseguendo qualche ritocco, i lavori di bitumazione nel viale Colombo. Un intervento avviato lunedì scorso che solo in alcuni frangenti ha finito con il provocare rallentamenti nella circolazione. Un lavoro, quello svolto dall'impresa di Zafferana, aggiudicataria dell'appalto, seguito passo passo dall'assessore alle manutenzioni Salvo Grasso e dal consigliere Ugo Trovato, anche nella sua qualità di componente della commissione consiliare permanente lavori pubblici. Domani ultimeranno la collocazione del guardrail in prossimità della rotonda della banca del credito valtellinese, e in più fra una quindicina di giorni verrà fatta tutta la segnaletica di contorno ai lavori che sono stati già ultimati. È importante in questo momento andare a intervenire di nuovo su viale Cristoforo Colombo. Ci sono state molte polemiche che io mi voglio assolutamente dissociare, perché siamo stati attaccati da più parti ed è una cosa che dal mio punto di vista non la vedo corretta, perché finalmente si è riuscito a intervenire su viale Cristoforo Colombo con un progetto importante dove si è prevista la fresatura dell'asfalto di 7 centimetri con l'opposizione di
del binder e di 4 cm e 3 cm di tappetino. È un intervento importante, un intervento duraturo. Sicuramente l'amministrazione interverrà entro fine anno con altre somme per ultimare i tratti che risultano ammalorati, però ad esclusione di quei tratti invece che sono previsti in due separati progetti, che sono il progetto della realizzazione della rotonda di via Lazzaretto, che prevede anche là la sistemazione dell'intero asfalto della carreggiata che va da via Lazzaretto fino a via Loreto, e il secondo progetto, che è il bando periferie di circa 2 milioni di euro, che prevede la realizzazione della rotonda in via degli Ulivi, e anche lì è prevista la bitumazione di ampi tratti della carreggiata. Quindi le polemiche ci stanno, però sempre molto contenute. Non solo segnaletica, in quanto si sta programmando pure un intervento in grado di accrescere ulteriormente le condizioni di sicurezza. Prima dell'arrivo della stagione invernale la Tegra dovrà intervenire a pulire le carreggiate esterne della strada, perché anche quello è fondamentale affinché non si accumuli l'acqua nella carreggiata. Occupiamoci adesso dell'inchiesta corruzione elettorale. Rinvio a giudizio per il deputato regionale di Italia Viva Luca San Martino. Esce dall'inchiesta il sindaco di Ascicastello Carmelo Scandurra. Tutto rinviato al 17 settembre con l'udienza preliminare come stabilito dal GUP. Rinviato a giudizio il deputato regionale Luca San Martino di Italia Viva, accusato di corruzione elettorale. Con lui in aula compariranno altri 6 indagati, di cui Sebastiano Nuccio Anastasi, l'ex consigliere comunale di Catania Giuseppe Musumeci, Giuseppe Damiano Capuano, consigliere della seconda circoscrizione Etnea, Salvatore Capuano, l'assessore del comune di Mascalucia Salamone Antonio Nino Rizzotto e l'ex consigliere comunale a Caltagirone Alfredo Scozzarella. Dalle indagini del sostituto procuratore Fabio Saponari insieme ai PM Fabio Regolo e Agata Santonocito, San Martino viene indicato quale referente locale del Partito Democratico e candidato alla Camera dei Deputati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento del 4 marzo del 2018. Avrebbe promesso insomma utilità in favore di alcuni sostenitori al fine di ottenere voti per sé e per il Partito Democratico e per la compagna Valeria Sudano, eletta poi al Senato, che però non figura nel registro degli indagati. Alcuni capi d'accusa riguardano anche le elezioni amministrative nei comuni di Sant'Agata Libattiati e Mister Bianco del giugno del 2017. Anche questa volta sono sereno del mio operato e dimostrerò la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati nelle sedi competenti, a dirlo San Martino dopo la notizia dell'avviso di conclusione delle indagini. Esce di scena invece il sindaco di Ascicastello Carmelo Scandurra, la cui posizione è stata stralciata ed è stata richiesta l'archiviazione. Ero certo dell'esito che la vicenda avrebbe preso, ha dichiarato il primo cittadino. È stata riconosciuta la correttezza del mio operato e l'assenza di qualsivoglia forma di comportamenti poco trasparenti da parte mia. Le mie scelte politiche non sono mai state determinate da mercanteggiamenti ma da convincimenti. Chi è toccato in prima persona da una vicenda giudiziaria, sapendosi innocente, affronta in solitudine un calvario. Io esco da questa vicenda innocente, sereno e a testa alta, conclude Scandurra. Chi spara sentenze prima del tempo rifletta sul male che fa. Dall'altra parte della tastiera ci sono persone in carne ed ossa. A Mascalucia 2 casi positivi al Covid-19 sono stati comunicati dal sindaco Enzo Magra. I familiari dei 2 positivi, ha riferito il sindaco Magra, sono stati sottoposti in isolamento domiciliare, invitando tutti al rispetto delle norme sanitarie anti-Covid, come l'uso della mascherina nei luoghi pubblici ed il rispetto delle distanze di sicurezza, evitando gli assembramenti. Intanto, sul fronte dei dati forniti dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore vengono segnalati 39 nuovi casi a fronte di 3.191 tamponi effettuati. Numeri questi rilevati dall'esito dei tamponi eseguiti sui migranti, ai quali si aggiungono i cluster familiari, i turisti che arrivano da fuori. In totale sono 259 gli attuali positivi, di cui 224 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale, di cui 2
due in terapia intensiva e dall'inizio dell'epidemia il totale dei casi da Covid-19 in Sicilia si attesta sui 3.272. Ci fermiamo adesso per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. I sapori di una terra di storia infinita. Un russo di la lava dell'Etna. Un sciauro da nostro mare. Uviddi di coltivazioni basate sempre do soli. Na nostra sassa c'è tutto lo profumo da nostra terra, misa in tre bottigli, come si faceva una volta, non mezzo do cuttiglio, con la ricetta che si tramanna di padre in figlio. A Sicilia, entra una bottiglia. Masseria Raciti, un raccolto di famiglia. Caseificio Serena, l'arte della mozzarella pugliese. Con la stessa dedizione di una volta, ogni giorno il Mastro Casaro produce e lavora la vera mozzarella. Caseificio Serena, via Salvatore Vigo 3133 a Cireale. L'arte della mozzarella pugliese made in Sicily. Istituto San Michele, una scuola che segue individualmente gli alunni e li accompagna con successo alla maturità scientifica con la possibilità di recupero anni scolastici. Locali accoglienti, ampi e igienizzati, adeguata formazione umana, culturale, morale. Per i ragazzi delle scuole elementari e medie, corsi di doposcuola pomeridiano anche con servizio mensa. Per info 095 60 53 08 60 14 1435 istsanmichele.it. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Concessionaria Opel Girauto, a riposto nel rinnovato stabile sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Eldorado, meta preferita dei ricercatori d'oro in America Latina. Gran Caffè Eldorado, meta ricercata da chi ama gustare cose buone davvero ad Acireale. Granite, gelati, pasticceria fresca, rosticceria e a pranzo un grande assortimento gastronomico. Eldorado, il piacere di una granita all'ombra dei campanili della cattedrale di Acireale. Fermatevi a qualsiasi ora del giorno e fino a tardanotte. C'è ciò che cercate. Aperitivi, assaggini o assaggioni. Ad Acireale in Corso Umberto 35. Cose buone davvero. Occupiamoci adesso della seduta di Consiglio Comunale che si è tenuta ieri sera ad Aci Sant'Antonio. Nominato il Collegio dei Revisori dei Conti del Triennio 2020-2023. Riunione di civico consesso ieri sera ad Aci Sant'Antonio. La location è stata ancora una volta la sala pluriuso di Palazzo Cantarella nel rispetto del distanziamento anti-Covid. Un solo punto all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020-2023. A decidere è stata la sorte. I capigruppo nel corso della riunione che ha preceduto quella del Consiglio Comunale avevano deciso che il sorteggio avvenisse manualmente e così è stato. Ieri sera infatti sono state
vidimate da tre consiglieri nominati scrutatori ben 211 schede, corrispondenti ai 211 professionisti che concorrevano alla nomina. I primi tre estratti che si sono aggiudicati la nomina di componenti titolari del collegio sono stati Angelo Salemi, Salvatore Sardo e Giuseppe Gerardo Montalbano. Altri 10 numeri facenti riferimento ad altri 10 professionisti sono stati estratti come eventuali riserve nel caso in cui i titolari non accettassero l'incarico. Una nomina che ha comportato un'approvazione di delibera all'unanimità dei presenti senza distinzione alcuna tra consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione. Unanimità o quasi anche nell'approvazione dell'emendamento apportato alla proposta di delibera prima del sorteggio. Solo il consigliere Finocchiaro si è astenuto mentre tutti gli altri presenti si sono mostrati favorevoli. Un emendamento nato dalla terza commissione presieduta dal consigliere Carmelo Caruso, approvato oltre che dai componenti di maggioranza anche dal consigliere Salvo Privitera, componente di minoranza. Stabilito il compenso dei revisori dei conti, pari al massimo calcolabile per la fascia demografica inferiore a quella in cui rientra il comune di Erci Sant'Antonio, quindi il minimo che l'ente avrebbe potuto destinare ai professionisti, la terza commissione ha proposto, così come previsto dalla legge, una maggiorazione del compenso dei membri del collegio, in virtù del superamento della spesa annuale pro capite. Una maggioranza obbligatoria, ha spiegato il dirigente del primo settore, architetto Girianni, che sarebbe potuta andare da un minimo dell'1% ad un massimo del 10%. La terza commissione, ha spiegato il presidente Caruso, ha proposto una maggiorazione pari al 2%, così da non incidere troppo sulle tasche dei cittadini, ma da superare simbolicamente il minimo garantito in segno di rispetto della professionalità dei revisori e dell'importanza dell'organo stesso. E restiamo ad Erci Sant'Antonio, dove è stato approvato dalla Giunta il progetto di ristrutturazione della scuola di via Eugenio Montale, scuola questa danneggiata dal sisma di Santo Stefano di 2 anni fa. La scuola Fabrizio De Andrea di via Eugenio Montale di Erci Sant'Antonio sarà interessata da interventi di manutenzione straordinaria, la cui somma complessiva supera i 46.000 euro. Il progetto è stato approvato dalla Giunta facendo richiesta del finanziamento che sarà propedeutico alla procedura di gara. Nello specifico, l'intervento nei locali dell'istituto comprensivo riguarderanno il ripristino dei danni causati dal sisma del 26 dicembre del 2018. Il tutto facendo leva sulle modalità operative di liquidazione dei contributi assegnati agli enti locali relativi alla Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l'Istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del MIUR. Un altro tassello che va ad unirsi a quelli già messi insieme per la ricostruzione post-sisma, ha dichiarato il primo cittadino Santo Caruso. Siamo intervenuti tempestivamente subito dopo il terremoto sugli edifici scolastici, facendo in modo che i ragazzi potessero completare l'anno dentro le aule. Adesso, conclude Caruso, cercheremo di fare in modo di avere tutte le strutture comunali ripristinate e in sicurezza. E stamane due dipendenti del comune di Erci Sant'Antonio, Antonino Fiumare e Caterina Bella, hanno firmato il contratto che certifica la loro promozione da categoria B3 a categoria C1 con profilo professionale istruttore amministrativo, in seguito alla procedura selettiva per la progressione verticale fra le categorie riservata al personale di ruolo sulla base della cosiddetta legge Madia. Si tratta di una promozione che certifica il buon lavoro svolto dai dipendenti, ha affermato il sindaco Caruso, e va inquadrato nell'ottica del rafforzamento e del miglioramento del personale dell'ente che abbiamo già avviato lo scorso anno e del quale stiamo già traendo giovamento. E chiudiamo questa seconda parte del nostro telegiornale, a tra poco con la terza e ultima parte di TG Reporter. Bella Fresca coniuga da sempre tradizione e innovazione. In questi ultimi mesi vi siamo stati ancora più vicini, condividendo le difficoltà di un momento che oggi ci trova preparati, perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Hashtag Ce la faremo non è solo uno slogan, ma un impegno a ridisegnare una nuova normalità. Il nostro contributo è in tutti i sensi di peso e lo trovate nelle nuove confezioni vicini di Bella Fresca. Bella Fresca, vicini a voi, da sempre. Abbiamo riscoperto una grande voglia di muoverci, camminare, correre in libertà, viaggiare,
Riprendiamoci la nostra vita. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse le scarpe, le borse e pure gli accessori. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Saldi da Ulisse, saldi da Ulisse, vieni da Ulisse, grandi saldi Ulisse. Garden Bar. Vogliamo offrirvi una granita doppiamente fresca e soprattutto buonissima. Doppiamente fresca, perché potete assaporarla all'ombra dei pini nei tavoli in piazza. Ottima perché garantita dalla scuola pasticcera Acese. Garden Bar. Se siete diretti in montagna, siete sulla buona strada. Siamo in via Roma 216 a Lingua Glossa. Ogni momento della giornata è buono per colazione, aperitivi, apericena, gelati di tutti i gusti, oltre a tavola calda e pasticceria di qualità prodotta giornalmente. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Garden Bar. In via Roma 216 a Lingua Glossa. I dolci buoni di Sicilia. Ehi tu, lo sai che sono cominciati gli sconti in farmacia Gallo? Dai un'occhiata! Estate pazza, prezzi da urlo! Scarpe Dr. Scholl, prendi due, paghi uno. Solari Rilastil, Vichy e Caudalì, 1+1. Biochetasi da 10,70 a 6,90. Quadrotti Chicco da 4,90 a 1,90. Mineral 89 da 25,50 a 15,90. Listerine Cool Mint a 2,90. Farmacia Gallo, Via Nazionale Guardia 196 a Cireale. Aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Nella farmacia Gallo la qualità è scontata. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Presentato questa mattina il programma dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena Daci Catena, solennità questa che sarà celebrata il 15 agosto. Cominciano domani i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Catena, patrona di Aci Catena. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Origio, Don Carmelo Sciuto ha illustrato ai presenti il programma dei festeggiamenti, che avranno il via da domani e si concluderanno con l'ottava il 22 agosto. Le restrizioni governative per l'emergenza Covid-19, che sotto molti aspetti hanno modificato le modalità dei festeggiamenti, non hanno fermato amministrazione, chiesa e comitato dei festeggiamenti, che si sono spesi per realizzare un programma adeguato, predisponendo inoltre una piantina della chiesa matrice per indicare ai fedeli i percorsi da seguire. Dopo alcuni anni dal terremoto del 26 dicembre del 2018, possiamo rifesteggiare la Santa Patrona della città e del comune di Aci Catena nella sua chiesa. Certo, con tutto quello che è le misure di sicurezza dettate dal protocollo per la prevenzione del Covid-19. E allora sarà una festa contingentata, con una partecipazione di 160 persone alla volta alle sante messe, con una prenotazione di biglietti che bisogna fare nei giorni precedenti, perché non si potrà accedere così liberamente. E la Madonna sarà direttamente, il simulacro direttamente sull'altare, già dal giorno 15 alle 4 del mattino, e la chiesa rimarrà il giorno 15 dalle 4 fino alle 24 in maniera ininterrotta aperta, e giorno 16 dalle 6 alle sempre 24 in maniera ininterrottamente aperta. Questo permetterà alla gente di affluire e di ringraziare la Madonna. Noi vogliamo con questa festa sottolineare due aspetti: il ringraziamento per averci protetti fin qui dalla pandemia, gli chiediamo di continuare a custodirci sotto il suo manto. Tra l'altro quest'anno il manto che porta la statua compie 20 anni da quando è stato confezionato
menzionato le nostre sarte del ricamo in oro, e nello stesso tempo la vogliamo ringraziare anche per averci dato la possibilità di aver aperto questo nostro santuario e di potercelo godere insieme, anche se, ripeto, con numeri contingentati e con degli ingressi che dobbiamo per forza fare scaglionati. Un evento anche particolare sarà la messa in diretta da Rai 1 che vivremo il prossimo 9 di agosto alle 10.55 in diretta per poche persone all'interno della chiesa, perché purtroppo è contingentata, ma in diretta nazionale su Rai 1. Domani dunque l'apertura dei festeggiamenti alle 9 con la Santa Messa all'altare privilegiato della Madonna e il rintocco del tradizionale consolato. Proseguirà nei giorni a seguire il triduo di preparazione, il 15 agosto la solennità di Maria Santissima della Catena, il cui simulacro sarà visibile nel santuario, che rimarrà aperto ininterrottamente dalle 2 alle 24. Per l'occasione saranno celebrate diverse messe nel corso della giornata, a partire dalle 4.30 fino alle 22.30. Domenica 16 agosto la giornata cittadina ed infine sabato 22 l'ottava dei festeggiamenti. Non si può mancare di onorare la Santa Patrona e quindi, pur rispettando il distanziamento sociale e tutte le altre regole che ci vengono imposte da questa emergenza Covid, però la Madonna va ricordata, va onorata e soprattutto va pregata. E quindi assieme a Parco, assieme al Comitato dei Festeggiamenti, si è tentato di mettere su un programma che sia, come dire, gradito a tutti, anche se punta molto sull'aspetto religioso della festività, e quindi non vi sarà l'uscita esterna nella piazza principale del paese, il tutto ruoterà attorno alla chiesa. Il parroco si è impegnato a fare più messe, mi pare che siano 20 fra il 15 e il 16 agosto, per permettere a tutti, in numero coincidato, di poter partecipare e gioire della vicinanza della Madonna. L'amministrazione sta facendo la sua parte in tutti gli aspetti, poi quest'anno ricade anche il ventennale del mando nuovo della Madonna, a cui l'amministrazione comunale ai tempi partecipò. Ricordo che ero sindaco io stesso in quella data e quindi è una data che mi piace. E la novità di quest'anno è quella che sarà riletto l'atto di consacrazione della Madonna quale padrona della città, che è avvenuto nel 1953. Allora venne eletto in piazza dal sindaco di allora, oggi per causa di queste ristrettezze sarà fatto in chiesa, ma oltre a questo vi sarà un'altra novità a partire da quest'anno per quanto riguarda l'amministrazione. Il sindaco della città ogni anno a partire da questo accenderà la lampada votiva alla Madonna. È una cosa che non si è mai fatto e che da quest'anno in poi sarà, come dire, un bel gesto di amore e di vicinanza, di ulteriore vicinanza alla Madonna. Programma, come avete sentito, quello in onore dei festeggiamenti di Maria Santissima della Catena, illustrato dal parroco Don Carmelo Sciuto. Nel centro raccolta sangue dell'Avis di Acireale, un grazie è stato rivolto al donatore numero 1000. L'obiettivo però è quello di raggiungere le 2020 sacche. Avis di Acireale, mentre ci si sta preparando alle giornate di donazioni del sangue che saranno domenica dalle 7.30 alle 11.30 nel centro di raccolta di Via delle Terme e poi ancora lunedì 3 agosto con analoghi orari, il sodalizio diretto da Angela Belfiore ha avuto modo di festeggiare simbolicamente il 1000° donatore di questo anno 2020. Un grazie semplice rivolto ad Alfio Rosario Giuffrida, per un grazie esteso simbolicamente a tutti gli altri 999 donatori, i quali con gesto solidale si sono dati da fare per aiutare in qualche modo chi aveva necessità del prezioso liquido, a volte anche salvavita. In 6 mesi esatti dall'inizio dell'attività del nostro 2020 abbiamo già raggiunto e superato abbondantemente le 1000 sacche, un evento che abbiamo deciso in qualche modo di rendere importante. Del resto il nostro motto di quest'anno è obiettivo 2020, ovvero l'obiettivo di raggiungere 2020 sacche a fine anno, e quindi essere riusciti nell'arco dei primi 6 mesi a raggiungere, diciamo, metà del traguardo prefissato, chiaramente è una grande soddisfazione. Resa possibile soltanto grazie al contributo ovviamente di tutti i donatori
che in particolar modo in quest'anno, che è stato davvero difficile per ognuno di noi, non hanno non solo mai smesso di dare il loro contributo, ma in tanti che avevano smesso magari perché impossibilitati a causa del lavoro, o ragazzi che sono stati arruolati ai tempi della scuola e si sono fermati per un certo periodo di tempo, sono invece ritornati a donare. E quindi diciamo che questo risultato è ancora più importante e più sentito. Occupiamoci adesso delle segnalazioni a chi spetta la pulizia e il decoro della Casa dell'Acqua Felicetto, sita in territorio di Santa Venerina ma sotto l'egida della municipalizzata Sogip di Acireale. A chiederlo un cittadino, il quale ha avuto modo di osservare le condizioni poco accoglienti del sito, specialmente per quanto riguarda la pulizia legata alla raccolta differenziata della plastica, di cui abbiamo modo di vedere da queste foto. Un impegno necessario, anzi indispensabile, al fine di offrire al meglio un luogo apprezzato e frequentato da migliaia di persone che non solo accesi. E si sono svolte questa mattina ad Acireale in cattedrale le esequie di Giacomo Cavallaro, 69 anni, apprezzato maestro artigiano del fiore nel carnevale, figura di primo piano anche dal punto di vista umano. Ha contribuito con le sue opere a fare crescere la manifestazione carnascialesca, dove per una trentina di volte è salito sul gradino più alto del podio del concorso relativo ai carri infiorati. In tanti questa mattina hanno inteso tributargli l'ultimo saluto. Voltiamo decisamente pagina. Nei giorni scorsi, incontro dell'ULA CLAI, che ha parlato delle strategie da adottare in questo periodo delicato in cui la pandemia ha infranto gli equilibri. Il presidente Diego Bonaccorso crede nello spirito forte del comparto. Nei giorni scorsi a Giarre si è svolto un tavolo tecnico organizzato dal direttivo dell'ULA CLAI, presieduto da Diego Bonaccorso, aperto anche ad alcuni imprenditori, e cui hanno preso parte esperti in materia fiscale e bancaria per discutere e approfondire le ultime novità locali, regionali e nazionali in tema di interventi connessi alla pandemia internazionale. Il presidente Bonaccorso ha illustrato ai nostri microfoni i punti focali dell'incontro. Sì, stasera faremo con il direttivo il punto della situazione e soprattutto dell'attività che abbiamo portato avanti con gli incontri con i sindaci, di cui ringrazio perché non ho mai trovato tanta disponibilità da parte dei sindaci e tanta voglia di portare avanti questo argomento, che lo ritengono importante e vitale per lo sviluppo del territorio. Per cui stasera discuteremo di questo, ma discuteremo anche della situazione economica in cui si trova il mondo imprenditoriale, su queste normative che stanno man mano venendo fuori, anzi su questi annunci che sono state fatte sulle normative, e anche per quanto riguarda il problema delle ristrutturazioni, dove c'è il 110% che viene dato a chi ristruttura un immobile. E su questo saranno tutti argomenti che approfondiremo con il dottor Ingardone e il dottor Paolo Bonaccorso, commercialista e consulente del lavoro, più ci sarà un architetto che ci spiegherà tutta la parte tecnica per quanto riguarda il problema edilizio, mettendo così nelle condizioni il direttivo e attraverso il direttivo gli artigiani di sapere come comportarsi, cosa fare, cosa c'è, cosa non c'è, cosa possono fare, ma soprattutto aspettiamo che escono i decreti attuativi, perché in questo momento si fanno solo chiacchiere, discussioni, annunci, ma se non prima escono gli atti esplicativi non ci sarà niente di concreto. Certo, non è un momento bello per gli artigiani, però devo dire che con la loro passione a poco si stanno riprendendo e si sta ritornando alla vitalità insita nel mondo artigiano. Io sono convinto che a poco, e se lo Stato una volta per sempre vuole fare qualcosa per le imprese, noi siamo disponibili a collaborare per cercare di far uscire questa benedetta Italia da questo disastro.
Ad Acireale, secondo appuntamento con il Festival delle Arti Effimere, in calendario l'8 e il 9 agosto. Questa sera conferenza stampa di presentazione della Notte del Carnevale, che si terrà presso la terrazza della Raciti Palace, dove saranno presenti le associazioni protagoniste quali Coriandolata di Acireale, Cultura Arte di Noto e Inverdurata di Pachino. Diverse le attività in programma, ma saranno presenti tra gli altri anche l'onorevole Angela Foti, vicepresidente Ars Sicilia, ente finanziatore del progetto. E domani alle 12 si svolgerà una conferenza stampa nel giardino di Villa Pennisia ad Acireale in occasione della presentazione della 12ª edizione di Villa Pennisi in musica. Saranno presenti per l'occasione il direttore artistico David Romano, il coordinatore Arc Lab Sergio Pone, il sindaco Stefano Adì e l'assessore al turismo Fabio Manciano. E chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo. Sereno poco nuvoloso, le temperature avranno valori che oscilleranno tra i 27 e i 35 gradi, venti deboli, mare poco mosso. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento domani alle 13.40 con l'informazione di TG Reporter. Grazie per essere stati con noi.